Un'emergenza nell'emergenza. Negli ospedali e nei laboratori della regione Campania mancano i tamponi. Una situazione che viene denunciata da medici ed analisti e che coinvolge l'intera popolazione. Ad oggi la disponibilità di tamponi, ma anche di reagenti, è molto limitata e si attesta a circa 70 unità per presidio, un numero esiguo e totalmente insufficiente a coprire l'enorme richiesta. Sul caso interviene il sindaco di Agropoli Adamo Coppola, che formula una richiesta a Regione e all'ASL. Sindaco, ci troviamo proprio davanti all'ospedale di Agropoli, dove la situazione dei tamponi non è propriamente positiva. Questo termine adesso può essere anche particolare. Qual è la situazione? Tra l'altro abbiamo raccolto anche varie testimonianze da parte di chi opera nell'ospedale. Sì, io direi che in questo momento c'è un sostanziale blocco dei tamponi, perché non abbiamo reagenti, fisicamente mancano i tamponi, quindi c'è un'emergenza immediata nella richiesta che dobbiamo fare. Lo facciamo all'ASL, a chi di competenza, per immediatamente fornire il nostro laboratorio di tutto quanto è necessario per poter sviluppare i tamponi. Tenete presente che lavoravamo qualche settimana fa fino a 1000 tamponi al giorno. Oggi ne potremo garantire, da oggi, 70, un numero assolutamente esiguo. Se si pensa che dovesse andare in quarantena una classe di una qualsiasi scuola, una classe necessita almeno di 50 tamponi, quindi se ne vanno in quarantena due non sarà possibile fare più tamponi ai ragazzi, cosa che in questo momento è assolutamente inconcepibile, senza contare poi i continui e numerosi tamponi necessari per implementare le continue richieste che arrivano in ospedale, senza contare le richieste che arrivano direttamente dall'interno dell'ospedale, perché sono i tamponi che bisogna fare dall'interno, che il laboratorio fornisce naturalmente tutti questi servizi, senza contare che questo laboratorio fornisce non solo Agropoli, ma fornisce i comuni limitrofi, l'ospedale di Vallo. Quindi una situazione drammatica. Ho sentito il dottore Ametrano che era molto molto preoccupato, e lo siamo tutti quanti, e ci auguriamo che nel più breve tempo possibile questa situazione, almeno questa, sia risolta, per garantire almeno la verifica di quello che è la condizione, insomma, delle persone con la possibilità di aver contratto il virus. Quindi veramente ci auguriamo che subito si risolva il problema.